Con voi che bello! La frase a caratteri cubitali creata dai figuranti sul campo di San Siro durante l'incontro diocesano dell'arcivescovo con i ragazzi della Cresima provenienti da tutta la diocesi è come la sintesi e insieme il simbolo del grande momento tradizionale, ma ogni anno nuovo, che vede la carica dei 50.000 occupare gli spalti del Meazza. Tutti insieme, ragazzi, genitori, educatori, madrine, padrini, catechisti, sacerdoti e interi orantori, per vivere con l'arcivescovo e i vicari episcopali la festa di preghiera, riflessione e animazione, quest'anno intitolata Vedrai che bello, con il tema dell'anno oratoriano. Il vescovo Mario, per lui è la prima volta da quando è alla guida della chiesa ambrosiana, non li delude, arrivando con ampio anticipo sull'ingresso previsto, salutando i tantissimi che si fermano per un selfie, una stretta di mano, un abbraccio festoso. Che sia un'occasione di gioia condivisa e che sia bello vederla ed esserci è d'altra parte evidente, tra le casacche di diversi colori che identificano le zone pastorali di provenienza, gli striscioni, i cori. Nonostante i numeri è come sentirsi a casa, forse anche per il gesto del reach out, l'abbraccio compiuto da Papa Francesco nel settembre 2017, che si ripete anche sulle gradinate. O per le figurazioni disegnate sul campo, davvero suggestive con quel passaggio ad esempio dalla Torre di Babele alla Città Felice, simboleggiata da un duomo fatto di cartone, ma che raccoglie ammirazione come quello vero. Insomma, un evento ecclesiale, è ovvio, ma anche un bel gesto per la città e per i giovani. Non solo per le molte migliaia che allo stadio ci sono. A tutti i ragazzi sembra infatti rivolgersi Delpini, richiamando, anche con la gestualità, il vedere, sentire, rispondere. Provate a mettere le vostre mani sugli occhi. Così. Ecco, non vedo niente. Ecco. Non riesco a vedere il volto delle persone che amo. Non vedo neanche gli amici che ho vicino. Scandisce l'arcivescovo. Io voglio proporvi questo esercizio di preghiera. Prima delle parole e dei canti, incominciate con chiudere gli occhi e chiedere a Gesù di essere la vostra luce. E poi, qualche volta, pensate anche a quei ragazzi e ragazze come voi che non possono mai vedere perché sono ciechi. E se così è per gli occhi, lo è anche per la bocca. Adesso mettete una mano sulla bocca e chiudete la bocca. La città infelice è la discarica delle parole cattive, delle parole brutte, delle parole offensive. La parola non è per dire le stupidate che suggeriscono gli altri, non è per ferire l'amico o il vicino con una parola cattiva. La parola è per rispondere a colui che vi chiama. E ancora. Nella città infelice si può ascoltare, ma c'è un baccano talmente confuso, c'è una musica a un volume così alto che per parlare con l'amico che hai vicino devi andar lì vicino alle orecchie. Devi gridare. Chiara la parafrasi del presente della società dalle tante violenze anche verbali, quella dove non si riesce a comunicare. Gli occhi, la bocca, le orecchie. Noi vogliamo imparare a pregare anzitutto con questi sensi, con queste parole. Vedere, rispondere, ascoltare. L'ultima parola del famoso poeta contemporaneo Delpini, così si autodefinisce. Il famoso poeta contemporaneo suggerisce di completare la filastrocca con questa strofa. Casa mia, con lo spirito per via,
se anche adesso vado via, tutto il mondo è casa mia. Infine, ultimo reach out dell'arcivescovo, mentre i palloncini sulle note dell'inno alla gioia di Beethoven salgono in cielo tra gli applausi. La prima volta come arcivescovo di Milano a San Siro, ai ragazzi indica i verbi del Vangelo, perché e come questi ragazzi possono comprendere, seppur in un'età giovane ancora, cosa significhino? Ma queste sono esperienze primordiali, perché appunto io suggerirò di provare com'è la vita se uno si tappa le orecchie e quindi per esempio non sente, di provare cosa succede se uno si sigilla la bocca e quindi non parla, di vedere cosa succede se uno si copre gli occhi e quindi non vede. Ecco, sono le esperienze primordiali che aiutano a capire che noi riusciamo a parlare perché qualcuno ci parla, che noi riusciamo ad ascoltare perché qualcuno ci chiama, che noi riusciamo a vedere perché lo Spirito Santo ci illumina. Quindi vorrei aiutare i ragazzi a trovare quei gesti semplici che però dicono le dimensioni fondamentali della relazione con Dio e della relazione con gli altri. È un evento ecclesiale, evidentemente, l'incontro con i cresimanti, ma è anche un grande evento sociale. 50.000 in uno stadio non sono una cosa da poco, anche per una grande metropoli come Milano. Beh, questo è da visibilità a quello che è ordinario, cioè il fatto che nelle nostre comunità cristiane si radunano centinaia, migliaia di ragazzi di questa età, di età superiore, di età inferiore, e che quindi la Chiesa è presente in città come una seminagione di speranza, come un principio di aggregazione e come una motivo per credere che c'è un futuro e che questo futuro potrà essere buono se questi ragazzi capiranno che la loro vita non è un aspettare di diventare vecchi, ma una vocazione ad aggiustare il mondo.